testimonianze delle proditorie imprese dei gangster dell'aria. Le belle chiese di Palermo, gioielli d'arte di valore incomparabile, centrate dai terroristi nordamericani. Dopo la Pasqua di sangue, la casa della madre del fanciullo, obiettivo dei cosiddetti liberator. L'accanimento contro la casa dell'infanzia è dovuto al fatto che gli apparecchi omicidi sono pilotati da specialisti in razzi infantili, allievi ed emuli degli assassini del bimbo di Lindbergh. Una scuola elementare, altro prediletto obiettivo dei mitragliatori di bimbi. Sul muro sono visibili le tracce dei proiettili. Anche questo ospedale è stato un obiettivo dei Liberator, eppure la Croce Rossa era visibile da qualche migliaio di metri d'altezza. Attenzione, quelle che vedete non sono cupole corazzate, ma le cupole della cattedrale di Cagliari. E le anime timorate, che vorrebbero che si combattesse senza odio né antipatia, osservino come gli aviatori nordamericani, i principali seminatori di penne e matite esplosive, i mitragliatori della Sicilia, di Grosseto e di Cagliari, si accaniscono contro le nostre chiese. La cattedrale di Cagliari è stata centrata in pieno giorno dagli aviatori nordamericani, che si vantano anche di possedere il famigerato brevetto numero 1, cioè un segreto quanto infallibile apparecchio di puntamento da grande altezza. Ma come le statue del Santo e della Vergine sono rimaste intatte sotto tanta sacrilega furia, così la nostra fede nella vittoria sfida e sfiderà ogni terrorismo nemico.